Ciao a tutte aliens, oggi sono qua con un video tag che si chiama My First Time, la mia prima volta. Vi chiedo innanzitutto scusa se mi sentite un po' raffreddata, non mi vedete proprio al 100% della forma, ma non sto proprio bene in questo periodo, sinceramente. Sono in casa anche un po' di giorni da scuola, addirittura sono arrivata a scuola e mi sono sentita male, sono dovuta tornare a casa, cioè gran casino. Vabbè, comunque non sono proprio al pieno delle mie forze, ma era un po' che non facevo video una settimana ormai. Allora volevo ridarvi un altro video, infatti oggi che è domenica, un po' di tempo libero, ve ne faccio un po' e poi magari durante la settimana li carico, spero. Allora, questo video tag l'avevo visto fare da delle ragazze americane. Mi sono messa a tradurre le loro domande, come un idiota. Avevo visto alcune domande che mi piacevano e ho tradotto quelle di questa ragazza. Oggi perché non trovavo appunto le domande, alcune me le avevano già inviate del gruppo di Facebook, ma a me sinceramente quelle domande non piacevano di ragazze italiane che l'hanno fatto. A un certo punto non vado sul canale di Pepper Chocolate, dicevo io ho un video della mia prima volta, me lo ricordo che l'ha fatto lei. E infatti l'aveva fatto le stesse domande che ho tradotto io, quindi mi potevo anche risparmiare mezz'ora di cercare a tradurre perché Google traduttore non mi fido più ormai ad usarlo. Quindi lì a pensare cosa vuol dire questa parola e a tradurre tutto. Alla fine aveva già tradotte lei, poteva evitarmi tutto quel lavorone. Comunque, se volete andare a vedere anche il suo. E vi lascio le domande qua sotto, così se lo volete fare. Non dico che di mettere video risposta perché ho visto che non ci sono più. Però, insomma, fatelo anche voi, ecco. Allora, prima domanda. Parli ancora con il tuo primo amore? Direi di no, perché diciamo che si è chiusa in maniera un po' brusca da parte mia. E diciamo che c'è ancora un bel murone alto perché porto rancore io verso le persone. Non dico che mi interessi questa persona perché non è affatto vero, ho il mio Vyacheslav che lo amo da morire. E io voglio starci tutta la vita con Vice, mi sembra un po' dei paroloni, però per me è così. E anche per lui è così, quindi lui è proprio l'amore della mia vita adesso e per sempre, spero. Quindi non mi interessa, però diciamo che quando uno mi fa del male, porterà ancora un bel po', siccome mi ha rovinato un po' l'esistenza con l'altro sesso e mi ha fatto sentire molto insicura. E quindi direi proprio di no. Grazie, no. Qual è stata la prima tua bevanda alcolica? Allora, tralasciando gli spumantini che ti danno i tuoi genitori con due dita così a Capodanno, direi che è stata quando sono andata alla festa dell'amica di mia mamma e ho bevuto per la prima volta il mojito, che faceva veramente cagare, quindi non l'ho neanche bevuto tutto, un drink insomma, era fatto male, cioè adesso che ne ho bevuti altri capisco che quello lì faceva veramente schifo. Quindi no, comunque è stato il mojito, penso. 3. Qual è stato il tuo primo lavoro? Io non lavoro ancora, studio, però diciamo che la prima volta che mi sono messa in un campo lavorativo serio è stata quest'estate quando ho fatto il tirocinio alla regione Emilia-Romagna, però non sono stata retribuita, comunque però è un lavoro, eh. Poi, qual è stata la tua prima macchina? Diciamo che la mia prima macchina è la mia minicar, il macchinino che si guida col patentino. Prossimo anno ne faccio 18, quindi magari vi risponderò. Prossimo anno userò la macchina dei miei, non lo so. 5. Qual è stata la prima persona a cui hai scritto oggi? Siccome di solito è Vice, ma siccome stamattina ero con Vice, è stata l'Arianna che non gli avevo scritto la sera prima, non gli avevo dato la buonanotte, mi sentivo una merda, gli ho scritto stamattina. 6. La prima persona a cui hai pensato stamattina, Vice, anche se era di fianco a me, ma t'ho pensato. Che è stata la tua prima insegnante? Allora, io mi ricordo che in prima elementare, vabbè, tralasciando quelle dell'asilo, che proprio non mi ricordo niente. Però mi ricordo che quelli in prima, io avevo due maestre in prima elementare che poi sono andate via a pianto come un idiota, quello me lo ricordo, però non mi ricordo i nomi. E in seconda, dalla seconda elementare alla quinta, ho avuto sempre la Maria e la Giuseppina, che mi le saluto ancora per Vergato. Mi riconoscono? Nessuno mi riconosce più, una cosa assurda. 8. La prima volta che sei andata in aereo.
3 anni fa, quando abbiamo accompagnato Luca a Londra, che andava a lavorare lì, stava lì per un po' di mesi, abbiamo tutti accompagnato e quello lì è stato il mio viaggio in aereo. Chi è stato il tuo primo migliore amico? Ci parli ancora. Ma io l'avrò avuto ai tempi dell'asilo, ma non mi ricordo chi era e non ci parlo più. Qual è stata la prima volta che hai dormito a casa di qualcuno? Penso a casa di una mia amica in terza elementare, pigiama party soliti, penso che sia stata quella. La prima persona a cui hai parlato oggi, vice. Al matrimonio di chi sei andato per la prima volta? Nessuno, insomma, è stato un matrimonio che io mi ricordi. O forse. Vabbè, però era un rinnovo di nozze, cioè tipo quando fai le nozze d'argento e rifai la cerimonia, però eravamo al Poggio, parenti lontanissimi, non mi ricordo neanche come si chiami, so solo che abitavano alla Calnecchia, ma non mi ricordo chi siano. La prima cosa che hai fatto questa mattina, la prima cosa, preso il cellulare, ho guardato se mi aveva chiamato mia madre, penso. Qual è stato il primo concerto a cui sei andata? Oh, qui ci sono due tipi di concerto, voluto e essere obbligata ad andarci. Sono stata obbligata ad andare al concerto di Renato Zero da piccolina. Obbligata, cioè ci sono andata tutta la mia famiglia, ci andavo anch'io. Ne sono fatti un po', due o tre. E quello proprio sentitissimo è stato il concerto dei Tokyo Hotel a Modena. 15. Qual è stato il tuo primo osso rotto? Mia, giù le corna, mai ancora rotti, sono slogata le caviglie, ma nessun osso rotto, grazie a Dio. Qual è stato il tuo primo piercing? Non ne ho, papà non vuole. Primo paese straniero dove sei andato? Londra. Londra. Primo film che ti ricordi di aver visto? Me ne avrò visti da piccola, ma di sicuro saranno stati quelli della Disney, cioè. Biancaneve, La Bella e la Bestia, La Bella Addormentata. Insomma, quelle robe lì. La tua prima volta in prigione, non ci sono mai andata, grazie a Dio. Qual è stato il tuo primo compagno di stanza? Come ha detto Onorina, per me loro lo intendono come quelli al college, cioè compagni di stanza al college. Quindi non lo so. Questa è la 21. Se avessi un unico desiderio da esprimere, quale sarebbe? Ma sapete che non lo so. Cioè, io. Ok. Da un po' di tempo desidero sempre solo una cosa. Che Vice sa perché è la stessa cosa che pensa anche lui. Però non la dico perché se io dico il desiderio lo esprimo tutte le volte quando vedo una stella cadente o qualsiasi altra cosa, dopo non si avvera, quindi io sto zitta. Una cosa che vorresti imparare se avessi la possibilità. Allora, nelle mie capacità, parlando delle mie capacità. Io ho iniziato a suonare il pianoforte e non l'ho mai continuato, per vari motivi. Una cosa che vorrei tanto fare, due cose che vorrei tanto fare, sarebbe suonare il pianoforte, quindi tre. La seconda sarebbe andare a fare un'accademia di trucco, make-up artist per effetti speciali, che costa l'ira di Dio, quelle fatte bene, intendo. E poi mi piacerebbe tantissimo andare a fare la scuola per diventare regista. Qual è stata la prima lezione di vita che hai imparato? Allora, fatemi pensare un attimo. Ecco, questa sì. Allora, ne ho imparata le più importanti proprio. Una che l'ho imparata da piccola e l'ho rivissuta anche neanche un anno fa. E mi vengono già lacrimoni agli occhi. E poi c'è un'altra che è importante lo stesso. Allora, quando ero piccola avevo 6 anni, contemporaneamente, oggi non riesco a parlare, si è ammalato di cancro mio nonno, che poco dopo è deceduto, e mia mamma. Mentre mio nonno moriva, mia mamma si era aggravata, molti l'hanno visto, mia mamma mi conosce come crede, mia mamma ha la cicatrice qua perché è stata operata da tiroide, gliel'hanno tolta, aveva un tumore lì. Quindi io direi che la prima lezione di vita, che è stata un po', come si dice, una doccia fredda, è stata che non, di non dare per scontato le persone, perché da un giorno all'altro potrebbero andarsene via. Mia mamma è stata molto fortunata a accorgersi di questo tumore in tempo, mio nonno no. E
E come mia mamma è stata fortunata ad accorgersene in tempo, mia nonna no. Come sapete, è deceduta a giugno, dopo una malattia che è durata da febbraio fino a giugno. E lei non ce ne siamo. Non ce ne siamo accorti in tempo. E quindi, insomma. Io sapevo che mia nonna comunque non sarebbe vissuta anni e anni, perché lei stava già male per altre, oddio, per altre malattie, insomma, non così tanto gravi. Però, insomma, nel giro di una settimana al pronto soccorso ci hanno detto che gli sarebbero rimasti pochi mesi. Quando giorni prima mi rifaceva il letto e puliva casa tranquillamente, non aveva niente di che, da un giorno all'altro stava per morire. Quindi direi di non dare per scontato né le cose che hai né le persone che hai, perché in un secondo potrebbero andarsene. E l'altra, che è un po' più allegra, che mio padre e mia mamma mi ripetono fin da quando sono piccola: creder sempre nei tuoi sogni e fai nella vita quello che ti piace sul serio. Perché se fai una cosa che non ti piace, la vita non ti passerà mai più e non sarai mai appagata. Quindi questi miei me lo ripetono sempre. L'ultima domanda, che è un po' più allegra, scusate per prima. È una domanda un po' più allegra. Qual è la prima beauty guru tipo che hai visto? È stata Clio, la prima che ho visto. Fine delle domande, 24 fatte, 12 minuti sono. Faccio schifo. Mi scuso per prima, solo che non l'ho ancora mandata giù. Anche se può sembrare strano, non l'ho ancora mandata giù l'avvenimento della morte di mia nonna, ecco, penso che non ci riuscirò tanto facilmente, tanto presto, anche se sembra che vada tutto bene, non lo è, perché non mi sono mai sfogata al 100%. Ho cercato sempre di fare la forte della famiglia, tenere tutti su, e quindi non l'ho mandata ancora giù. E niente, io spero di avervi tenuto compagnia, anche se mi sono cacciata a piangere, mi dispiace. E niente, vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!